Un gran bel Genoa che sviluppa calcio forse antico, ma di sicuro sapiente, mette il bavaglio alla Juventus straripante di Pisa e annichilisce le folle bianconere vincendo a Torino con merito un confronto avvincente e gagliardamente combattuto. Il succo della gara in due connotazioni: i bianconeri sono stati in soggezione quando il Genoa ha affondato i suoi rapidi contropiede, mentre la manovra offensiva juventina è stata troppo compressa nella zona centrale senza che fossero utilizzate a dovere le ampie fasce laterali. La Juve sembra svegliarsi al 27esimo quando il duo Schillaci-Casiraghi funziona. Il violento rasoterra di Casiraghi è deviato in angolo da Braglia. Campanello d'allarme per la Juve al 32esimo, passaggio di Ferroni al libero Scuravi che cicca in pieno il pallone. Passano 5 minuti e il Genoa va in vantaggio, punizione di Branco, si ostacolano Giulio Cesare e Luppi. Ne approfitta Scuravi che batte tacconi dopo una prima respinta del portiere bianconero. Baggio due volte protagonista in un paio di minuti, prima impegna così il portiere ligure, poi si impappina, non certo da par suo, su un pallone che poteva portare al pareggio. Al 17esimo della ripresa Schillaci ha pure lui l'occasione per il pareggio, ma la sua bomba ravvicinata è deviata con bravura da Braglia. Ormai è assedio la porta rossoblù. Qui un pallonetto di Di Canio si spegne contro la parte superiore della traversa. Al 32esimo, da Baggio, tocco per De Agostini che scarica il sinistro. Ma Signorini, senza accorgersene, devia in angolo. Ultimo ma non piacevole episodio al 41esimo, come mime il guardaline, Schillaci viene espulso per aver colpito un avversario, ma noi non siamo in grado di documentare la scorrettezza. E adesso le interviste dagli spogliatoi. Un bel calcio quello del Genoa, comunque, nello spazio di 4 giorni, due grosse sprovate, direi, no? Questo lo accetto, se lei dice che è un buon suo calcio vuol dire che noi che ha visto la partita e che gli è piaciuto, perciò il nostro scopo è quello di fare prima di tutto dei punti con delle buone prestazioni possibilmente, e mi pare che in questo momento qua stiamo facendo. Ecco Manfredi, al termine di questa partita innanzitutto un ritornello da parte dell'Avvocato Agnelli, di Lucri Montezemolo, questo campo che penalizza chiaramente una squadra con giocatori di classe come quelli della Juventus. Sì, oggi direi che per la prima volta ci ha penalizzato veramente in maniera importante. In altre occasioni eravamo riusciti attraverso magari altre cose a superare questo handicap. Oggi invece contro una squadra che ha giocato una difesa d'oltranza, noi siamo stati penalizzati soprattutto nella costruzione di un gioco che doveva variare a seconda delle disposizioni della dislocazione in campo dell'avversario. E questo secondo me ci ha frenato molto. Dopo è subentrato un certo nervosismo, hai preso un gol di quei gol che non puoi vedere in Serie A perché era un cross innocuo, eravamo in 4 noi, 3 più tacconi, abbiamo preso gol, per cui direi che abbiamo fatto una strena natalizia in ritardo al Genoa.